La Croce Azzurra nasce il 2 gennaio del 2006 da un'idea del sottoscritto, coadiuvata da amici e parenti, e da lì nasce la cooperativa Croce Azzurra, che a breve festeggerà i 18 anni di attività. Siamo molto grati alla BCC Abruzzo e Molise, perché in questi anni ci ha dimostrato molta vicinanza sia a noi come cooperativa che ai nostri soci, ai nostri lavoratori, e quindi questo risultato, se siamo cresciuti e abbiamo ottenuto dei risultati così importanti in così poco tempo, è anche grazie a una banca molto vicina ai nostri esigenze. Siamo partiti, ricordo, nel lontano 2006 con un solo mezzo, cercavamo di ottimizzare le richieste. Ad oggi vantiamo un parco macchine di circa 33 mezzi, con oltre 50 dipendenti e un gruppo nutrito di volontari. Questo anche grazie al lavoro di tanti di noi e la vicinanza della banca, della BCC, che comunque ci ha portato anche ad ottenere degli ottimi risultati e ad investire su questo territorio. In questi anni, successivamente al Covid, possiamo dire di aver ottenuto dei risultati ottimi, eccezionali. Abbiamo di gran lunga superato il 1.200.000 euro di fatturato, ma questo è soprattutto perché è merito dei ragazzi, dei padri, delle madri che lavorano qui dentro, che quotidianamente danno il loro supporto e lavoriamo per diversi enti, sia privati, lavoriamo molto con il privato, ma soprattutto eroghiamo servizi per gli enti, quali comuni, comunità montane, enti d'ambito e per le ASL. Il nostro cavallo di battaglia sicuramente ad oggi è il servizio privato, perché possiamo vantare sicuramente di essere la cooperativa che offre più servizi, più disponibilità, più servizi privati. Poi per quanto riguarda il sociale, sicuramente abbraccia il nostro 60% circa di fatturato, perché lavoriamo da anni, siamo strutturati da anni in tutta la provincia di Chieti e non solo. Arriviamo nei comuni, gestiamo servizi nei comuni per arrivare fino a Giuliano Teatino, Orsogna oppure Castel di Sangro sull'altro versante, quindi abbracciamo un'ampia zona, e questo grazie anche al lavoro di tutta l'equipe, di tutta la squadra, dei ragazzi e ragazze che lavorano al mio fianco quotidianamente. Oltre qui alla sede operativa di Lanciano, che è anche la nostra sede legale, vantiamo anche altri dislocamenti, come la sede di Ortona, che già da anni, dal 2010, opera su quel territorio ortonese con degli ottimi risultati, garantendo il servizio di trasporto sociale e sanitario anche al popolo ortonese e a tutti i cittadini di quella zona. Inoltre abbiamo anche un altro distaccamento su Atessa, che ci permette anche di coprire un'ampia zona, che è tutta quella della zona del Basso e Alto Sangro. L'obiettivo che ci siamo preposti con il CDA era quello di acquisire nuovi mezzi, di rinnovare il parco auto, ed è quello che stiamo portando avanti da diversi anni, anche grazie all'aiuto della BCC Abruzzo e Molise. Ci stiamo riuscendo, abbiamo acquistato di recente un nuovo mezzo, una nuova ambulanza messa a disposizione della cittadinanza, lo abbiamo acquistato anche lo scorso anno. Ogni anno stiamo vedendo che riusciamo a centrare i nostri obiettivi e cercheremo di dare sempre il servizio migliore in quanto a qualità, in quanto anche a quantità di servizi, perché ne eroghiamo veramente tanti. Cerchiamo di soddisfare tutti i nostri clienti e chiaramente il nostro obiettivo è il soddisfacimento del nostro cliente, è quello che ad oggi ci ha portato a crescere, ci ha portato a migliorarci giorno per giorno, e soprattutto la costanza nel fare quello che ci piace. E io sono l'emblema di quello che è il servizio, perché comunque sono qui insieme ai miei collaboratori quotidianamente, tutti i giorni, e rispondiamo al telefono a chiunque.